via Pineta Sacchetti 49. I primi anni della mia esistenza è stata qui gioiosa, con tanti amici, fratelli, per cui eravamo un gruppo di persone allegre. Poi se mi affacciavo su al Casale di Torlonia, andavo a prendere il latte e quindi tutti mi chiamavano Andrina, di qua, di là. Era bello, facevano per esempio il pane o i dolci, cioè me li faceva assaggiare tutti quanti e poi... Che c'era il forno lì. Come no, lì ancora si vede sì, tutto. I resti. Ma chi lo utilizzava il forno? Si davano forse tra loro tutte queste famiglie, perché c'era il bovaro, c'era quello che delle capre, quello delle pecore, e poi c'era chi coltivava, chi andava l'amministratore. Era sempre responsabile il fattore, però doveva andare il fierifono giù all'amministrazione di Torlonia, c'era tante persone, era un giro di persone, perché veramente c'era quello che veniva con il camion a portare via tutta la verdura, tante la vendevano, e poi quando facevano il grano, tutto è inutile. Facevano la festa della trebbiatura? No, quelle feste in grande stile che io ricordi non lo so, no. Più che altro puntavano sulla vaccheria, la chiamavano. Noi invece bambini... C'erano anche i tori? Sì, come no. E quei giorni che forse dovevano subentrare loro, non ci facevano entrare dalla parte destra del casale. No, andate via, ci mandavano via il vice fattore, tutti gli altri. E però noi giochevamo, era aperta, era bella. Era aperta l'aia? Sì, tutto. Era aperto, si andava giù al fontanile, tutto. E poi si proseguiva per andare giù alla Valle dell'Inferno. C'era la strada grande e con 5 minuti si arrivava. Io la percorrevo tranquillamente perché andavo giù a trovare i nonni, quindi mi avevano dato la facoltà di passare anche tramite i campi qui sopra alla Pineta Sacchetti. Però la Pineta per me è stata sempre un rifugio. Sì.